Benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Al Monte Pora code in strada, nei parcheggi, ai rifugi, ai bar, alle seggiovie. Con la nevicata di queste settimane e le basse temperature, la stagione dello sci entra finalmente nel vivo. Il weekend è iniziato con il terremoto, decisamente sotto gli 0 gradi, ma con una giornata splendida e tantissima gente. Vediamo il servizio di Elisa Cucci. Code in strada, nei parcheggi, ai rifugi, ai bar, alle seggiovie Terma, in cima Pora e Valzelli, ma nessuna lamentela. Anzi, qui dove si incontrano le province di Bergamo e di Brescia, la Val Seriana e la Val Camonica, qui dove si allena Filippo Della Vite, il miglior gigantista italiano. Prima corsa campestre della stagione in provincia. Ad Albino il Cross di Perola ha ufficialmente dato il via alla stagione delle campestri. 500 partecipanti, primi titoli provinciali giovanili. Ecco il servizio di Luca Persico. 500 atleti, la stragrande maggioranza dei quali nelle categorie giovanili, si sono dati appuntamento a Desenzano Asserio, frazione di Albino, sfidando saliscendi, freddo e concorrenza. Erano un centinaio, circa 4 classi, su un totale di 1250 studenti dell'Istituto Toroldo di Zogno, che hanno scelto di fare una mattinata di sciopero per il freddo nelle aule. Il riscaldamento del Toroldo fa le bizze da anni, causa un impianto vecchio che necessita di riparazioni continue, ed è per questa ragione che proprio in questi giorni è in corso una manutenzione straordinaria. Si chiama DADA, Didattiche per Ambienti e Apprendimento. È il metodo formativo che sbarca nelle scuole medie di Leffe. Ora sentiamo le parole di Sara Bardaro, dirigente secondaria di primo grado. Abbiamo praticamente aule tematiche. Il cambio di ora non è un tempo morto, bensì, come dichiarato dalle neuroscienze, è un tempo funzionale all'apprendimento. È importante tutto, il luogo e le persone. A Treviglio ci sarà un museo interamente dedicato al Polittico di San Martino. Il dipinto realizzato in quinto secolo dai pittori Bernardino Butinone e Bernardo Zenale. Ecco le parole del Monsignore Umberto Donghi. Un progetto che ha come cuore il nuovo museo del Polittico. Lo abbiamo intitolato il Rinascimento a Treviglio, perché questa pala straordinaria che la nostra comunità custodisce da secoli è davvero un tesoro straordinario. Sono Sofia e Louis e insieme sono i Me Contro Te. Domenica pomeriggio i Me Contro Te per mezz'ora hanno incontrato i loro piccoli fan a Luci Cinemas di Orio Center. Un arrivo da superstar per un breve saluto al pubblico prima della proiezione del film nelle varie sale, tutte esaurite. 600 anni e non sentirli. Partiamo dalla torre campanaria della parrocchia di San Salvatore, a Comun Nuovo, dove a causa di qualche acciacco strutturale si è reso necessario il restyling. Sentiamo le parole del sindaco Ivano Morigi. Il nostro campanile, che è simbolo comunque del paese, uno dei simboli del paese, aveva bisogno di una manutenzione straordinaria, al che la parrocchia, quando si è interfacciata con noi in merito a questa tipologia di problematica, noi siamo stati ben contenti di aiutarla. La cultura piace ai bergamaschi. Il secondo weekend di Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura, ha fatto registrare numeri eccezionali. È piaciuta tantissimo la città in festa. Ecco a voi Bergamo TV. Dalla quinta di Berzo San Fermo è tutto. Buona giornata! Mi chiamo Giada e ho fatto la regista. Mi chiamo Camilla e ho fatto la fonico. Mi chiamo Alessandro e ho fatto il cameraman. Mi chiamo Ragbi e ho fatto il ciacchista. Siamo la quinta di Berzo!